Buonasera per il blog del Basso Lazio. Ci troviamo nel teatro romano di Minturne. Davanti alla videocamera abbiamo lo so che preparare. chiude la serie di spettacoli del teatro romano di Minturno. Sono ormai decenni e decenni che ci sono vari spettacoli. È iniziata quella del 2011 con il monologo dell'Agguerritore e abbiamo, quindi classico, Con la lupa. abbiamo chiuso invece con uno scarafone, spettacolo più, ecco, più aperto, più vicino, e dove si è sentito dalle riprese la partecipazione e il coinvolgimento degli spettatori che hanno accettato le proposte Ringraziando la Madonna, sì. dell'autore. Penso che i suoi testi sono di. Giobbe Coatta, eppure questa la sapevo. Sono E quindi non è certo la prima edizione questa del testo, No, no? questo in realtà è uno spettacolo estivo che è un recital, quindi sono brani di repertorio, qualche cosa di nuovo, qualche cosa di vecchio, tenuti insieme da quello che è un percorso di viaggi. Il tema di questa Di recita questa sono sera. i viaggi. E quindi abbiamo chiacchierato un po' di vacanze, un po' di viaggi di piacere, un po' di viaggi immaginari, un po' di viaggi antropologici, cioè il viaggio, che come diceva Proust non è andare in posti nuovi, ma è tornare con occhi nuovi. E lei quindi l'ha visto con l'occhio anche scientifico e anche così, Giocondamente giocoso, giocoso. scientifico, giocondamente antropologico. Ma si vede dalla partecipazione del pubblico che accetta Sì, le sue battute, la sua ironia, le sue trovate, ecco, e frequenta questo suo modo, l'ha scoperto dall'inizio oppure lo spinge il pubblico a, ecco, esporre queste tematiche, a cercare queste tematiche? no, io me le cerco, dopodiché se il pubblico le accetta, bene, se no cagno spettacolo. Da quando è nel mondo dello spettacolo, nei teleschermi? Correva l'anno 1983, quando mi Iniziando in debuttai, Campania, lei è sono quasi campano 30 anni. Doc. Sì, ma mi è debuttato a Milano, A il mio Milano. debutto è stato milanese. Com'è questo passaggio, questo viaggio? Ecco, ritorniamo, viaggio dalla Campania alla Lombardia. Sono passati 30 anni. Non era né la Campania di oggi né la Lombardia di oggi, per cui è stato un viaggio indolore in realtà, anzi addirittura divertente, perché poi mi sono stati gli anni dei debutti, a Milano mi sono divertito molto, avevo un sacco di amici che poi nel frattempo qualcuno ha fatto anche carriera, qualcun altro meno, però insomma eravamo una generazione, ho debuttato con Paolo Rossi, con Lucia Vasini, con Enzo Iacchetti, con Giorgio Faletti, con Bergonzone, c'ero io, Aldo Giovanni, Giacomo è arrivato dopo, insomma eravamo un gruppo di giovani sfessati Quindi ha lasciato la famiglia, si è lanciato perché si sentiva che... No, proprio non la tenevo il la sangue. famiglia, allora non la tenevo ancora la famiglia, No, per figlia cui... di origine, non Vabbè, è, sì, ecco l'origine quella di origine sì, e poi è successo tutto quello che è successo in questi 30 anni, qualcosa di bello, qualcosa di brutto. originale. Quali sono le telecamere, di quali. No, beh, in televisione mi è capitato di frequentare quasi tutte, credo tutte le reti televisive che ci sono al momento, insomma, quando in un posto, quando in un altro. No, insomma è stata una divertente, mo, carriera, mi pare una parola grossa, però insomma un percorso divertente, giocoso, bello, bello. Bene, ecco, giocoso è A stata anche Milano sono arrivato a 55 anni con piacere. questa, insomma, ha coinvolto bene il pubblico e grazie di questo. Grazie a voi. Buonasera. Arrivederci.